In settimana avete comprato qualcuno? Sto parlando dei tanti che non giocano per infortuni. Insomma, avete comprato Sala la settimana scorsa? Sì, insomma, Sala, siamo contenti di quello che è dopo la partita. Dai, è stato un bel esordio, forse non se l'aspettava, quindi siamo contenti. Quello che ho detto la settimana, ripeto e continuerò di fino alla fine. Credo che il nostro mercato sia recuperare i nostri giocatori e poi tutti gli altri discorsi li fa il direttore della società. Però siamo contenti, insomma, Jacopo è stato un bel acquisto, diciamo così, ma anche Leonardo, anche Greco ha fatto una buonissima partita. Ne hai comunque parecchi fuori per domani, no? Ormai non conto, non guardo solo. No, abbiamo tanti ragazzi della primavera, quindi bisogna vedere sempre quello che dico sempre, tanto l'aspetto positivo, quindi tanti ragazzi, Capelluzzo, Fares, Checchin, Boni, e quindi niente, saremo comunque in 11 e tanti altri per preparare questa partita importante. Modulo 3-5-2, 4-3-3. Modulo, quello che ho detto, al di là dei moduli è importante il risultato, la prestazione, quindi domani è una partita molto, molto delicata, molto importante, quindi al di là dei moduli mi auguro, insomma, che la testa sia lì per tutta la partita, per tutte le situazioni, perché è una partita difficile e delicata. Anche se ha molte assenze, il Parma ha una rosa, ma fa un po' specie vederlo ultimo, ecco. Beh, insomma, è che è passato tanto tempo, sono passati 6-7 mesi, loro non sono andati in Europa League per problemi che non riguardavano il campo, quindi da quella squadra qui, da quella squadra lì, insomma, credo che cioè, non credo, hanno perso Parolo e via Biani, e poi sono quelli, e al di là dei problemi la loro classifica è diversa, quindi quello che hai detto te, insomma, la rosa è una rosa importante e 7 mesi fa è la stessa rosa che ha raggiunto l'Europa League, quindi è una partita difficile, adesso sono in alta posizione, hanno vinto domenica martedì con la Fiorentina, quindi sicuramente dal punto di vista psicologico saranno meglio. Noi giochiamo in casa, quello che diceva anche Vigo che mi vedeva nervoso, no? Io sono nervoso perché mi manca la vincere. È anche sempre stata dura per aspetti, però una delle poche volte che mi pensavo di vincerla, in qualche maniera avremmo potuto vincerla, quindi il mio nervosismo, se così tra virgolette qualcuno può averlo visto, perché mi manca vincere, manca tutti, è tanto tempo e poi non siamo molto abituati, perché in casa abbiamo vinto spesso in questi anni e quindi mi manca vincere. Tutti questi infortuni, Andrea, avete fatto un'analisi anche con lo staff? Cioè, c'è così sfortuna semplicemente, oppure insomma, magari a volte succede che carichi più la mano su un aspetto della preparazione e ti capitano questi infortuni muscolari? Tutti questi infortuni. Ma guarda, l'analisi ne abbiamo fatte tante, proprio anche stamattina, credo che abbiamo cambiato tanto, tanti giocatori nuovi, tante abitudini diverse, però voi, tutti, a volte si fa sempre il paragone di quello che è stato. Io insieme allo staff, a parte Giorgio che è arrivato da 2 anni, siamo insieme ormai da 4-5 anni e voi ormai ci conosciamo, io credo che la media degli infortuni degli ultimi 4 anni, prima lasciando stare quest'anno qui, è stato 1-2, in una rosa sempre di 25-26. Quest'anno è un anno così, quindi è inutile Ce la vediamo dire più al caso, colpa, insomma, sì. colpe, colpe di qua. No, è il caso, infortuni traumatici, e quindi Sorensen a Cesena, Jankovic durante l'allenamento. Poi gli altri ci potevano anche stare, insomma, qualche giocatore, insomma, le abitudini sono cambiate, quindi io credo che vanno messi anche in preventivo, magari non così in numero così elevato come pensavamo, però ci sta, ci poteva stare, è inutile comunque soffermarsi, la preparazione, noi abbiamo cambiato poco e niente negli ultimi 4 anni, ripeto, 4-5 anni, sono cambiati molti interpreti, molte situazioni, però parlare sempre credo che aiuti poco. Dispiace perché insomma tanti giocatori, però poi passa questo e arriverà quello che ho detto anche prima a Riccardo, credo che noi dobbiamo lavorare proprio su quello, recuperare i nostri giocatori e
pian pianino li recupereremo tutti. Vorrei che tu mi spiegassi che cosa ti ha portato Sala, perché abbiamo visto, ecco, un ragazzo, soprattutto almeno ti dico, non ero a Empoli, ma dalla TV, libero di testa, cioè lui è andato quando doveva andare, sembrava fresco, più fresco, più brillante, anche proprio di testa. No, ma hai centrato, prima di tutto, quando sei 6 mesi, praticamente lui si è fatto male nell'amichevole con i russi in agosto, quindi 6 mesi che non giochi, penso che no, tu non hai voglia di più. Poi un ragazzo fantastico, ha avuto 3-4 ricadute, credo che aveva veramente la voglia, proprio la passione, proprio del ragazzino, quindi quello ci poteva stare. Poi fa prima di altri, perché conosce tanti aspetti del gioco, e quindi mi aspettavo questo, non ci ho pensato neanche un minuto, anche perché insomma è stata anche un po' forzata, anche un po' tra virgolette rischiata, perché insomma anche lui aveva mai fatto neanche mezza partita, insomma, così a tutto campo, quindi, però è un ragazzo che conosce tante, tante cose, quindi è agevolato. Adesso guarda, ti giuro, non è intento polemico il mio, è proprio per riuscire a capire. Intanto mi dicessi questo: se è vero che nelle ultime 2 settimane, sia prima del Chievo sia prima dell'Empoli, hai provato tante volte nella formazione titolare Saviola, è vero questo? Anche durante gli allenamenti? Come fai a sapere se porte chiuse? Però me l'hanno detto così. Ci sono gli storni che girano. Se no non facciamo neanche i giornalisti, dai. Ma io è sempre il solito discorso, ma Javier è un giocatore nostro, ma crebbe altro che io non provassi un giocatore mio. Poi chiaro, qualcuno magari è stato provato mai o quasi mai, magari, ma senza nascondere niente, magari Antonio, perché c'è stato un discorso di mercato, quindi magari soprattutto nell'ultimo periodo l'ho fatto poco, però tutti gli altri, e poi anche lui comunque conosce le situazioni di gioco perché le ha preparate, non è che cambiano le mie dinamiche di preparazione della partita, quindi Javier si è allenato sempre nelle situazioni di gioco che lo potrebbero vedere e magari non lo vedono in campo ultimamente. Facciamo che io sono Sogliano in questo momento e ti dico, ma cosa facciamo con Saviola da qui a maggio? Lo teniamo oppure no? Secondo te è un giocatore su cui vale la pena puntare? Credo che sia l'ultimo dei nostri problemi, anzi è l'ultimo dei nostri problemi, il nostro tra virgolette problema, il nostro obiettivo è le partite, preparare questa, poi giovedì e chiudere questa prima fase e poi c'è un'altra fase che comunque dura ancora una decina di giorni di mercato e lì assieme al direttore parliamo, abbiamo già parlato, ma non credo che adesso sia l'ultimo dei nostri, non abbiamo mai fatto neanche questo discorso qua, ecco. Primo perché è un ragazzo a posto, non sono altri problemi e quindi non c'è mai stato il caso, insomma, neanche la volontà, perché non è il nostro problema, non è mai stato, anche se lui non ha tanto minutaggio non è un problema. Altra questione, io so quanto tu stimi Taxidis e sai quanto è un ragazzo che insomma può dare, perché è evidente che ha delle potenzialità. Io vorrei proprio chiederti, ma tu sei soddisfatto di Taxidis, tu personalmente, adesso al di là di anche quando ti prendiamo a fine partita, che capisco anche il giramento di scatole certe volte, però tu, sapendo quello che può dare sto ragazzo, sei soddisfatto? Beh, comunque io metto anche dalla vostra parte, io so quello che può dare e quello che ha dato 3 anni fa, quindi il tempo cambia, il tempo passa, come che cambia? Il tempo passa e le esperienze ti possono cambiare, possono far fare tante altre cose, quindi siamo davanti a un giocatore e le qualità sono indubbie e sono riconosciute da tutti. Poi c'è la prestazione, io credo che vada visto un po' tutto nel suo insieme, quindi credo che lui sia partito molto bene, ha fatto bene, ha fatto giocate importanti, gol importanti e ha fatto tanti errori. Molti, ma anche Empoli tanti. Ha fatto bene, non so come l'hai visto, il primo tempo, ma di sì, ho capito. Bene o no? Ma no? Io che ho fatto benissimo per me, Empoli ha fatto insomma molto bene, però è stato detto tutto il contrario, da varie parti è stato sempre detto... No? Al secondo tempo in generale la squadra magari non ha fatto benissimo, però Taxidis, chiaro che su di lui c'è
la responsabilità di un certo tipo di atteggiamento, di gioco. Ma poi ci può anche stare che uno possa anche far fatica, che non sia proprio quello che uno vorrebbe essere, però io, al di là di quello che io sono contento meno o come l'ho visto io, è lui che deve sicuramente dare di più, e perché ne ha le possibilità, le qualità. Quindi io sono d'accordo con tutto, che è un giocatore che a me piace, ma non credo ci sia nessun segreto nel dirlo, però dipende da lui, insomma, deve dare di più, deve sbagliare meno, ma lo sa, insomma. Io ho un buon rapporto, ma diretto, non è che gliele mando a dire quando sbaglia, ma poi insomma abbiamo anche cercato alternative in campo, poi ci sono stati infortuni e abbiamo magari avuto altre meno possibilità di avere alternative di situazioni di gioco, di interpreti diversi, però io credo che in questo momento qui 45 minuti siano importanti, ma non bastano, deve diventare un'ora, due, e poi tutta la partita, deve essere un giocatore importante, perché ne ha la possibilità. Se poi questo a lui non riesce, valuteremo. Io credo che Leonardo possa fare bene dietro due attaccanti, io dietro una punta proprio, no, non lo so, insomma, magari in situazione di partita, perché magari vinci 3-4-0, forse ci sta, no, non lo so, no. Però è un giocatore universale, utile, si può giocare in tutte le situazioni in mezzo al campo, quindi è importante per noi. Poi insomma adesso anche lì stiamo recuperando pian pianino i nostri giocatori, però ci dà un'alternativa importante. E lui può giocare anche mezza alla destra, col piede opposto, quindi può giocare in tanti ruoli in mezzo al campo. Anche un giocatore alto? Bravo. Anche nel alto dietro due attaccanti, magari sì, un po' libero perché ha visione di gioco, serve gli attaccanti, però credo proprio alto, cioè esterno. Il solito nome di quello che sicuramente ci sarà? E anche lui si è allenato oggi, l'ultima volta, è sempre lui, ma Luca Toni, quindi vediamo, credo che insomma Luca Toni dovrebbe esserci. Ma come sta? Non so. Si è allenato oggi, perché anche Luca insomma viene così, però insomma è un giocatore importante, ci tiene, e quindi lui facendo di tutto per recuperarlo fino alla fine. E poi in tanti anni, mister, credo che sia la prima volta che ti trovi in una posizione di classifica che non è esattamente quella che ne so, dal decimo posto in avanti. Ma a voi vi sembra così strano? No, ma ti dico. Io mi ricordo 6-7 mesi fa quando che non sarà mai tanta gente, non sarà mai come lo scorso anno, guarda che non sarà mai, io scusate a toccarci, a fare tutti gli scongiuri, non sarà mai come lo scorso anno, non sarà mai come lo scorso anno, forza di dirlo, però quello che ho detto un po' di tempo fa e in cui credo e fortemente è l'anno più bello, perché veramente dobbiamo fare altre cose, non pensare sempre di così, devi pensare con un'altra testa, portare a casa il massimo, e quindi io lo vedo come un anno proprio di consacrazione. È fondamentale mantenere la categoria, quindi la salvezza in assoluto, quindi. E lo vedo come un anno veramente importante e bello, non lo vedo come un anno, il peggiore anno di questi 5, non l'ho mai visto così, e quindi non sono mai arrabbiato, magari sono incazzato, tra virgolette, arrabbiato, ma non sono mai nervoso, perché so come vanno le cose, e basta.